Non posso che iniziare in qualità di presidente di questa squadra, di porre un abbraccio alla famiglia Ventruto. Credo che perdere un ragazzo a 31 anni, un ragazzo che ha giocato anche in questa società, sono molto vicino a loro ed è una notizia che mi ha veramente rattristato ieri. Purtroppo per motivi di lavoro non sono potuto essere al funerale, però volevo far sentire la nostra vicinanza alla famiglia, anche se purtroppo queste sono cose che servono a poco, però è un ragazzo che ha giocato con noi, un ragazzo che ha fatto sport ed è stato strappato alla vita a 31 anni per un male incurabile. Queste sono cose che ci devono far riflettere perché i veri valori sono poi alla fine questi. E poi volevo fare anche un abbraccio a Franco De Simone con la speranza di riaverlo qui e che il suo prossimo articolo la signora lo possa leggere insieme a lui. Veramente un abbraccio di cuore al decano dei vostri colleghi, vicino sempre alle sorti della nostra squadra. Passiamo purtroppo, come dicono gli inglesi, the show must go on, andiamo avanti e guardiamo invece la nostra realtà. Sono qui per fare chiarezza su un articolo scritto ieri da una vostra collega. Onestamente, riflettendoci bene, vorrei capire qual è la notizia e qual è la meraviglia. Perché onestamente mi pongo delle domande. Le società sportive e soprattutto le società di pallacanestro non sono delle società che alla fine dell'anno hanno dei dividendi, hanno degli utili. Questo lo sappiamo, lo sanno tutti, ed è il motivo per il quale in questa città dove di 100.000 abitanti e di 100.000 sportivi, di 100.000 appassionati di questo sport, ci siano poi alla fine soltanto 6 o 7 soci. Perché purtroppo questo gioco e fare andare avanti questo gioco costa e costa tanto. Noi siamo un gruppo di imprenditori, ecco, è qui che magari dobbiamo iniziare a fare un po' di chiarezza. Questo progetto è nato 10 anni fa quando Massimo Ferrarese rilevò questa società di basket. È rinato nuovamente dietro invito degli allora soci rimasti, Massimo Ferrarese, Giuseppe Marinò, Sergio Ciullo, a condividere questo onere e questo onore di rappresentare la prima squadra sportiva con un gruppo di soci. Quel giorno eravamo 13, poi dice che il 13 non porta bene. Eravamo 13. Purtroppo le vicende economiche, vicende altre fuori, legate fuori dal mondo della pallacanestro, hanno portato questa cordata di 13 uomini a, credo ora in questo momento attualmente siamo 6. Io posso garantire sul mio ruolo, su quello degli altri che sono più presenti e più vicini a me, però un fatto importante è questo, che c'è una crisi economica in atto, soprattutto nella nostra città, e c'è stato il più che dimezzamento della compagine societaria, della compagine degli imprenditori che portano avanti questo progetto. Ad appesantirci ancora notevolmente c'è stata la nostra capacità a fare impresa, chiedo scusa se uso questo termine, ma quando il primo cittadino, nel giorno più bello della nostra storia sportiva, il giorno della promozione, garantisce che ci sarà una nuova struttura, che ci sarà un nuovo palazzetto che ci consentirà finalmente di far arrivare a 5.500 spettatori o l'attuale, o addirittura in quei giorni si parlava di un nuovo palazzetto, e allora ci sono dei problemi, perché per chi è abituato a fare impresa, per chi è abituato a vedere dei business plan, per chi è abituato a fare delle programmazioni, scusate l'immodestia, serie e che portano poi dei risultati, ha programmato l'anno scorso insieme al coach, insieme al team di esperti, una squadra che non doveva soltanto andare a fare una salvezza e una salvezza all'ultima giornata in un certo modo, ma è stato organizzato un team che potesse fare una salvezza e creare un entusiasmo talmente alto da poter riempire in abbonamento un palazzo da 5.500 spettatori. E questo è costato tanto a questa società, è costato impegni, è costato denaro. Ovviamente
la salvezza è stata raggiunta. Purtroppo abbiamo avuto una debacle nelle ultime domeniche, ma ormai io guardo avanti, è storia passata, e di conseguenza siamo ripartiti quest'anno. Siamo ripartiti quest'anno con che cosa? Con lo stesso palazzo dello sport, con la stessa struttura, e soltanto grazie alla voglia dei nostri tifosi, alla comprensione dei nostri meravigliosi abbonati, è stata accettata questa ulteriore aumento del costo del singolo abbonamento. Però questo, signori miei, non basta. Non basta perché ovviamente per iniziare un nuovo campionato, una nuova avventura, c'è un organo di controllo da parte della Lega. Le squadre di Lega 1 non si possono iscrivere se non hanno i conti certificati da una società di controllo che si chiama Comtec. I nostri conti sono stati certificati, il nostro passivo, perché nei costi e nei ricavi di una società sportiva c'è sempre un disavanzo, è stato ripianato dai soci, quindi siamo ripartiti. Siamo ripartiti per una nuova avventura, nella quale ci avevano garantito che alla fine di quest'altro anno ci sarebbe stato l'ampliamento del palazzetto. Siamo ripartiti e scusate se abbiamo un grandissimo general manager come Alessandro Giuliani, che ha saputo creare una squadra di concerto con Coach Buchi, che in questo momento sta scuotendo l'Italia per capacità e per risultati. Noi, con un budget più basso rispetto a quello dell'anno scorso, in questo momento siamo primi in classifica. Se colpi abbiamo è che sappiamo scegliere i nostri uomini, sappiamo scegliere gente come, ripeto, Buchi, Giuliani, Nicolai e tutto il team, che ci sta dando grandissime soddisfazioni. È ovvio che questa società ha delle perdite, ma con delle perdite. Io stamattina studiavo i bilanci di altre società, dei quali ovviamente non faccio nomi. Sono da mettersi le mani nei capelli. Il nostro è un bilancio difficile, difficile perché siamo a Brindisi. È un bilancio al quale noi, da imprenditori, almeno sino ad oggi seri, sapremo e cercheremo di trovare delle soluzioni adatte a far sì che questo meraviglioso gioco non termini. Però abbiamo bisogno di chi dovrebbe essere al nostro fianco. Non abbiamo istituzioni al nostro fianco e le istituzioni ci hanno fatto danno, perché promettere un palazzetto a degli imprenditori, e ribadisco, credetemi, seri, che hanno preso per buone delle parole, con garanzie, lì c'è la foto dove il nostro sindaco alza un progetto e dice: questo è il progetto, la vostra squadra dall'anno prossimo giocherà all'interno della struttura da 6.000 posti. Allora, noi abbiamo fatto dei budget, abbiamo creato delle strutture, abbiamo creato un organigramma, abbiamo creato una struttura tecnica in grado l'anno scorso di fare quel bel campionato che abbiamo fatto e che doveva portare a riempire un palazzo da 5.500 spettatori. Noi, per impegno, denaro, serietà, ci abbiamo messo l'anima e il cuore e credo che i risultati ci stiano dando ragione. Ovviamente abbiamo bisogno e ci adopereremo nel farlo e troveremo delle soluzioni, perché il nostro problema oggi non è chiudere una stagione. Noi vorremmo creare le basi solide affinché questa società, questa azienda, perché ormai la chiamo azienda, questa azienda possa avere un futuro, ma poggiando su basi importanti. A me non interessa, quando parlo di me, parlo anche dei miei soci, arrivare a raggiungere i playoff quest'anno e scomparire l'anno prossimo. Non è il mio modo di fare azienda, non è il mio modo di guardare la vita, non è il mio modo di pensare a questa squadra. Noi crediamo in questo progetto, crediamo che questa città, che è la 97esima città su 105 per qualità della vita, oggi è prima in uno sport nazionale, nel secondo sport più importante che c'è in Italia. E credetemi, andare in Italia e girare i palazzetti d'Italia e sentire la gente che ci dice grazie perché oggi è bello essere brindisini, è stata la più grande gioia che io potessi avere da questi 3 anni di basket a livello dirigenziale che ho fatto. Quindi io vi dico, noi abbiamo l'articolo che ci ha fatto la qui presente signora Portolano,
È un articolo giusto per contenuti. Le cifre, tra l'altro, noi approveremo un bilancio tra qualche giorno, saranno pubbliche in Camera di Commercio e le potrete vedere tranquillamente. Sono quasi pari a quelle dell'anno scorso, quindi il problema nostro oggi è cercare di sensibilizzare istituzioni, imprenditori e tutti coloro i quali vorranno dare una mano a questo movimento, affinché il successo di oggi o il piazzamento finale di fine maggio, anzi dei primi di maggio, perché finisce il campionato dei primi di maggio, non sia il punto più alto della storia del basket, ma che sia un punto da raggiungere, ma che possa avere le basi per continuare ad esserci. Quindi noi andiamo avanti, cercheremo di trovare soluzioni quelle alla quale stiamo studiando di più, ed è il consorzio di aziende, come ce l'ha Varese. Ieri Varese ha rieletto l'amico Cecco Vescovi, al quale faccio gli auguri per il nuovo mandato affidatogli dal consorzio. Però parliamo di Varese, parliamo della Lombardia, è facile raccogliere 80-90 aziende che danno 30-40 mila euro all'anno. Noi abbiamo una grande fortuna, abbiamo il main sponsor più importante che c'è in Italia, sicuramente dopo EASET, e quindi abbiamo una città che vive di questo sport. Allora, e tanti, tanti, tanti appassionati, tante aziende che oggi, credetemi, con la dottoressa Ignazzi, responsabile del marketing, siamo andati a rastrellare, abbiamo visto gente che era veramente in difficoltà per il momento che si vive, eppure ci hanno dato le loro sponsorizzazioni. Quindi stiamo lavorando a questo, però il nostro grido d'allarme è soltanto rivolto al fatto che questo deve essere un progetto che continui, non debba essere il progetto di una sola stagione, di un solo momento. A noi interessa, per andare avanti, avere degli aiuti, aiuti seri da parte di istituzioni, imprenditori e da tutti coloro i quali ci vogliono dare una mano. Scusate, un'altra cosa, ho dimenticato. Siccome si è parlato molto delle dimissioni del mio amico Gino Bagnato, allora, non voglio fare il professore facente economia e tutto, Gino Bagnato occupa un ruolo all'interno del consiglio di amministrazione e in qualità di vicepresidente. Lui, in questo momento, è il momento nel quale gli sono vicinissimo, ha preferito fare un passo indietro all'interno del consiglio di amministrazione. Non è uscito Gino Bagnato dalla società. Dovete sapere che per uscire da una SPA non bisogna rispondere ad eventuali nuovi aumenti di capitale. Siccome oggi come oggi si sta approvando un bilancio e non c'è nessun aumento di capitale, Gino Bagnato, con una raccomandata, ha soltanto chiesto la cortesia di essere messo da parte e si è messo da parte per quanto riguarda cariche ufficiali. Quando, ci auguriamo, tra brevissimo avrà risolto i suoi problemi, noi saremo ben felici di averlo con noi se vorrà condividere con noi questo progetto.